distributore Campano Casco rinnova la sua partecipazione ad Automeccanica di Francoforte 2022, segno di una presenza sempre più imponente anche nel mercato internazionale. Automeccanica si potrebbe dire che è la fiera. Siamo veramente contenti di tornare e di ritrovarsi con tutti i clienti che sono già venuti a visitarci e anche a ritrovarsi con clienti che hanno la voglia grandissima di lavorare con noi. E abbiamo fatto un buon lavoro questi giorni già passati e il bilancio è veramente molto positivo. Si voleva tornare, siamo tornati e non siamo tornati per poco tempo ma per molto 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 un lungo tempo. Manteniamo la stessa filosofia di arrivare sull'aftermarket con un prodotto dedicato a tutto l'automobile e un prodotto veramente pensato per dare una proposta su prodotto nuovo. Oggi siamo in grado di dare una proposta di più di 28.000 codici e la Casco non si ferma di sviluppare sempre nuove gambe. Per esempio, in questa fiera possiamo dire che abbiamo apportato qua gambe nuove come per esempio il turbo, il compressore aria, dove abbiamo fatto una gamma moltissimo completa, solo su per esempio il compressore abbiamo più di 2.000 codici. Sempre in grado di dare una proposta di prodotto nuovo, non rimane. E continueremo con questa logica e questo sviluppo sempre più avanti. Lo sviluppo e la ricerca per l'innovazione tra le caratteristiche di Casco, che già sta lavorando a nuove gamme da introdurre, anche per le nuove proposte automobilistiche, elettriche, ibride ed idrogeno elettriche. Tra gli obiettivi in cantiere dell'azienda c'è sicuramente l'apertura verso nuovi mercati esteri. Perché la Casco è un'azienda internazionale che non si ferma di prendere campo e aree di lavoro.